il futuro della società. Perché purtroppo è emerso anche questo. C'è chi ha messo in giro voci di possibili fallimenti. Vi posso dire che per quelle che saranno le risorse che noi ci siamo creati, come minimo arriveremo a coprire fino a tutto febbraio, forse marzo della prossima stagione sportiva. Il presidente La Cava, con il quale io mi sono sentito tantissime volte, da ieri sera a questa mattina, e quindi io interpreto il suo pensiero e ve lo giro, è il garante assoluto e quindi dà un messaggio di serenità, di tranquillità, va bene, alla città, agli sportivi, e voi dovete essere le persone che dovete trasmettere questo messaggio, cioè lui non ha difficoltà a tirare avanti la gestione. È vero, in tante occasioni ha esternato la possibilità di voler cercare aiuti, aiuti che magari tutti, chi non vorrebbe che possano arrivare. Io mi darò anche da fare in questo, per poter dare una mano a quest'uomo che sin dall'inizio si è sempre accollato ogni peso di responsabilità e ogni peso economico. Sicuramente l'Arezzo non fallirà, di questo potete stare certi e devono stare certi gli sportivi. Arriveremo tranquillamente a fine campionato, se ci sarà qualcosa di positivo come rinforzo, parliamo economico, di altri imprenditori che affiancheranno la cava, ben vengano, ben vengano. Perché significherebbe creare le basi per una società più forte. Poi ci giocheremo anche il terzo anno. Chiaro che il secondo anno, io dico che a organico completo, questa è una squadra che può fare un ottimo campionato. Dove può arrivare? È lì il punto, ve l'ho detto. Recuperiamo tutti gli infortunati, cerchiamo che si possa consentire loro di creare il gruppo. Consentiamo agli ultimi arrivati di inserirsi nel contesto di una squadra che già aveva fatto un mese e mezzo di preparazione. Ci sono, secondo me, tutti i presupposti perché si possa andare avanti con assoluta serenità. Io conosco e ho la fortuna, aggiungo, di conoscere la famiglia La Cava da ben 20 anni. Io ne conosco, ne apprezzo la serietà, l'impegno e rispetto delle scadenze, delle incombenze che si è sempre assunto. Noi comprendiamo che il momento non è dei migliori, non sarà facile uscirne perché abbiamo, ripeto, tanti calciatori fuori, ma ce la dobbiamo mettere tutta. Io posso garantirvi che la squadra, parlo a nome di Capitan Cutolo e dei giocatori, ce la metteranno tutta per cercare di far sì che anche Di Donato possa riuscire da questa situazione di stallo di sabbie mobili che in questo momento esiste. Grazie. Il modulo che Di Donato vorrebbe applicare è il 4-2-4. Chiaramente ci rendiamo conto tutti che probabilmente non è un modulo facilmente applicabile, parliamo di calcio adesso. E ancora peggio applicabile oggi che c'è una squadra che ha delle difficoltà. In particolare dove? In un settore che è il centrocampo e la difesa. Quando si parla di 11 attaccanti, si parla in maniera impropria, Matteo. Poi tu sei uno che il calcio, ti leggo, lo capisci. Allora, cominciamo a dividere tra attaccanti e esterni offensivi, perché ti potrei dire che ci sono calciatori, ovviamente. Noi abbiamo fatto una coppiola anche sugli esterni. Quindi se tu dici quanti sono i calciatori offensivi, è un conto. Quanti sono gli attaccanti? È un altro conto. Dei calciatori offensivi ce ne sono diversi perché giocando il 4-2-4 dovremmo avere sugli esterni minimo due calciatori sia a destra che a sinistra. Poi abbiamo gli attaccanti. Non avevamo programmato certamente di prendere Gori, ma l'occasione che ci è stata, che ci si è presentata, ci siamo buttati a corpo morto per poterlo avere. Quindi credo, al di là delle difficoltà di questo ragazzo inserimento, al di là del fatto che si sarà demoralizzato per il rigore sbagliato, al di là del fatto che, io aggiungo, parliamo di calcio, quanti palloni giocabili che sono arrivati fino a questo momento? Pochi. Allora, quindi io che ti posso dire? Che
ribadisco, il mercato è stato fatto in funzione del modulo, ma ti posso anche garantire, lo potete chiedere al mister, noi l'abbiamo anche condiviso in tante scelte. Noi facevamo su eventuali nuovi arrivi, abbiamo fatto le schede tecniche. Oggi c'è un match analyst che lavora a fianco di Donato, e su ogni calciatore, quando vorrete, io vi dico anche quelli che sono arrivati e quelli che non sono arrivati, perché poi sono state fatte delle scelte in funzione appunto di queste valutazioni che sono state fatte, sempre nel discorso di attuare un 4-2-4, che però, sono d'accordo con voi tutti, e ieri c'è stato già un primo esempio, che tutto questo deve far riflettere. Non è che noi dobbiamo giocare perché uno c'ha in testa un modulo, dobbiamo giocare in base a quelle che oggi è la squadra, i calciatori che ha a disposizione, perché l'allenatore bravo è quello che mette la migliore la squadra in campo nelle migliori sfruttando le migliori caratteristiche di ogni singolo giocatore. Chiaramente c'è un certo Picchi che non è l'ultimo arrivato e purtroppo sta 2 mesi fuori e non ci voleva proprio. Ti posso dire che possono all'occasione ricoprire quel ruolo anche altri giocatori, non sta a me adesso dire e fare le formazioni, ci potrebbe stare anche qualcun altro. Un Tassi per esempio, che nasce naturale, se una volta lo chiamavano il nuovo Pirlo e che addirittura l'Inter l'ha pagato 3 milioni dal Brescia, significa che non è l'ultimo arrivato. Poi utilizzato part time a volte, non ha trovato la continuità, non si sente la fiducia, ma io posso dirti che nel 4-2-4, proprio perché è un modulo molto difficile da applicare e molto rischioso, tu come minimo non devi avere 2 grandi mediani, che sulla carta oggi potevano essere, per come la vede l'allenatore, Foglia e Volpicelli. Noi abbiamo fatto un'operazione con l'Empoli, no? Dove abbiamo ripreso? Non volevo dirlo, ma adesso entro nei dettagli. Abbiamo ripreso Benucci a titolo definitivo con 2 anni di contratto, dopo che l'Empoli lo scorso anno ci aveva dato 210 milioni per acquisirlo. Noi l'abbiamo preso gratis. Se lo vorrà, dovrà pagare, a parte i 200.000 euro che dice lui, poi spiegherò perché 200.000 euro, tramite Lega. Addirittura se l'Empoli volesse riprendersi Benucci deve pagare 80.000 euro, come diritto di ricompra. Andiamo agli altri due. Andiamo a quello che ha fatto più 18 partite o 16 partite in Serie A con Giampaolo. Se allora nei 200.000 euro che l'Empoli ci ha passato tramite Lega, avremmo in poche parole già pagati tutti e 3 gli stipendi dei giocatori. Attenzione, volete sapere qual è il diritto di ricompra di più che sta sui bolli federali? 400.000 più 100 o 50 a seconda degli obiettivi e dalla categoria dove è l'Empoli, per riprenderselo nell'arco dei 2 anni. Volete sapere di Picchi? Picchi, che rientra sempre nel contesto dei 200.000 euro, quindi pagati dall'Empoli, gli stipendi, automaticamente per riprenderlo dovranno dare 300.000 euro nell'arco dei 2 anni più 100 o 50 di bonus per riprenderli come proprietà. Ecco, quindi è un'operazione che credo, oltre che ci ha messo a disposizione dei calciatori sui quali ci si può fare affidamento, non li vediamo adesso perché poco allenati, non si sono allenati con la squadra, entrambi, uno infortunato, l'altro ha recuperato da poco, ma non ha a gamba, ha tecnica, ma non ha la scioltezza ancora, perché automaticamente Matteo non è pronto. Capito? Quindi ci vuole il tempo anche per lui, ma è sicuramente un calciatore che Giampaolo gli ha fatto fare 16 partite in Serie A. Ecco, ritorniamo un attimo nella nostra categoria. Quindi voglio dire, un'operazione che ci abbiamo lavorato per tantissimo tempo, che siamo riusciti a portare in porto, 3 giocatori importanti. Addirittura uno ce l'hanno regalato dopo che ci avevano pagato 200.000 euro l'anno scorso.